nuovo appuntamento della nostra rubrica Capitani Coraggiosi e mi trovo all'interno del ristorante Il Pinguino da Giovanni e Teresa a Cellole in via Gramsci. Ricorderete che qualche anno fa siamo stati qui subito dopo la prima ondata della pandemia dovuta al Covid e venimmo qui, intervistammo i titolari per parlare delle difficoltà dei ristoratori in quel periodo a causa delle restrizioni dovute appunto al contagio. Oggi sono ritornata ma con un animo diverso, con uno spirito diverso, perché in questi anni intanto il ristorante ha cambiato aspetto, possiamo dire si è ringiovanito, ci sono delle grandi novità che lo stanno caratterizzando in questo periodo e questo anche grazie al nuovo titolare che è Francesco Bernardi, figlio d'arte potremmo dire, figlio di Giovanni e Teresa, che ha voluto dare una nuova linfa a questa bellissima realtà di ristorazione conosciuta ovviamente per la sua esperienza trentennale. Ma andiamo a salutarlo e sono proprio da Francesco. Francesco, buonasera. Carissimo, buonasera. Quando hai deciso, Francesco, di prendere in mano le redini dell'attività dei tuoi genitori? È stata una decisione lenta o arrivata all'improvviso? È stata una decisione molto lenta. Diciamo che mano a mano che mi sono buttato nell'ambito della ristorazione, ho trovato il mio settore della pizzeria e piano piano mi sono innamorato di questo, del mondo dell'arte bianca. E quindi l'ho portato avanti studiando varie tecniche per l'impasto, per i fermenti e così via dicendo, per poi arrivare al prodotto che sto proponendo oggi per il mio concetto di pizza, insomma. Assolutamente da assaggiare. Francesco, però la presenza dei tuoi genitori continua ad essere comunque costante. Loro sono comunque qui in pizzeria, anche perché non dimentichiamo che loro rappresentano comunque anche un modello da seguire nell'ambito della ristorazione. Per tanti anni hanno attirato i loro affezionati clienti qui. Assolutamente, infatti comunque ad oggi sono sempre una mia fonte di ispirazione, di modello da seguire. Che mi danno veramente tanto, mi danno un importante contributo, immagino, esatto, anche per di esperienza. Esatto, soprattutto perché i tuoi genitori hanno aperto questa attività quanti anni fa? Parliamo di 39-40 anni fa. Quindi tu non hai neanche nato? No, assolutamente no. Sei cresciuto qui? Sono nato all'interno. È la tua casa. Esatto. Quindi vedo, sono stato plasmato in un ristorante e quindi ogni giorno mi continuano a dare quella che è la loro esperienza. Certo, ma tu quando eri piccolino immaginavi che un domani avresti fatto questo? No, da piccolino no, avevo proprio tutt'altra idea in mente. Però poi dopo pian piano, visto quello che mi offriva il locale, mi è iniziato a piacere, ci ho preso gusto e quindi più di tanto non mi pesa, Certo. Mi sono ormai abituato a... Poi ti piace sicuramente perché si percepisce la tua passione, altrimenti non sarebbe così eccellente il prodotto che poi sforni da quel magico forno. Voglio fare con te un giro per vedere le novità che hai portato anche alla scrittura. Va bene. Francesco, dicevo che tu hai apportato delle importanti modifiche all'interno di questo bellissimo ristorante, vedo appunto degli arredi completamente nuovi. Come è nata questa voglia di cambiamento? Diciamo che ho voluto dare un'impronta un po' più giovanile al locale, quindi sono partito da quello che è il mio angolo dove lavoro, che è il forno, e per poi passare alla sala. Abbiamo cambiato praticamente i piani, i tavoli completamente, più ampiamente i tavoli. E abbiamo apportato delle modifiche, tra cui c'è un mobile, una vetrina per praticamente per le varie cantine che proponiamo alle persone, ai nostri clienti. E poi i colori, insomma, no? Questo colori neutri molto soft, colori, no? Danno un senso di relax per chi anche viene qui a trascorrere una serata, insomma, davanti ad un piatto preparato da tua mamma, una buona pizza preparata da te. E passiamo proprio al discorso pizza, che è la cosa più importante, è quella la vera innovazione di Francesco Bernardi. Una pizza da un impasto soffice, leggero, a lunga lievitazione, ce lo spiegherei tu. La vera pizza napoletana. Io sono stata qui con la mia famiglia a San Valentino e ti dico che ce ne siamo andati proprio più che soddisfatti.
che poi mio marito, essendo un napoletano, può immaginare per lui quanto sia importante mangiare la vera pizza napoletana. La vera pizza napoletana è anche qui a Cervola. Allora, il mio impasto, diciamo che parte da uno studio della farina che uso, e quindi in base alle varie specifiche tecniche della farina io adotto delle lavorazioni. Ecco, parliamo non solo di una buona lievitazione dell'impasto, ma anche di altri processi chimici. Dove in pratica vado a far maturare l'impasto, quindi proprio a livello chimico otteniamo una scissione degli zuccheri, e quindi questo poi ti porta successivamente ad ottenere una leggerezza nell'impasto, una scioglievolezza all'interno che otteniamo all'interno del cornicione, che è una accoppiata vincente. Mi sta venendo già la culina, mi dico la verità. Va bene, l'impasto, e poi un'altra chicca è come riesci agli ingredienti che tu vai ad aggiungere, perché tu non solo prepari le pizze tradizionali, perché c'è chi vuole mangiare sempre quelle pizze, la caratteristica della tua pizza è la pizza gourmet. È la pizza gourmet, che sono tutti i vari accostamenti che propongo, e sono anche abbastanza geloso di questi accostamenti che faccio, tanto è vero che non faccio modificare queste pizze ai clienti. Perché, bella questa cosa. Perché sì, perché c'è un'accoppiata di sapori che propongo e che voglio che il cliente assaggi, ovviamente poi dipende dal gusto del cliente, se una cosa piace o meno, però diciamo che nonostante questa cosa è apprezzata, viene apprezzata, e sto avendo molte gratificazioni, ecco, dai vari accoppiamenti e abbinamenti che faccio. Posso immaginare. Ci vuoi fare qualche cenno di qualche pizza gourmet? Una di quelle che è piaciuta di più è quella con la casareccia, quella con la vellutata di zucca che prepariamo noi, patate a forno aromatizzate all'aglio e rosmarino, stracciata di bufala di un caseificio qui della zona, e i pomodorini secchi del pietrolo vesuviano. Questa è una pizza che è andata molto, va ancora molto, che è quella tra l'altro che ho proposto al campionato nazionale Pizza Doc. E infatti, volevo arrivare anche a questo. Ovviamente tu ti metti continuamente in gioco, in discussione, sei un giovane giustamente ambizioso, e hai partecipato a diversi concorsi ottenendo anche degli eccellenti risultati. Sì. Parlacene. Sì, eravamo nel periodo di novembre, ho partecipato a questo campionato nazionale, dove mi sono confrontato con colleghi pizzaioli che praticamente vengono da tutta Italia e non solo, perché c'è anche un premio che riguarda persone che lavorano all'estero, Svizzera, Germania, Francia, quindi abbastanza conosciuto. E Pizza Doc Gourmet, sono riuscito ad arrivare 18esimo, dove ho proposto questa pizza ed eravamo oltre 400-500 persone. Complimenti, quindi, bel traguardo. Sì, sono abbastanza soddisfatto del traguardo raggiunto. E la pizza che avevi presentato qual era? Allora, io ho partecipato a due concorsi, uno era quello della pizza gourmet, che ho portato la casareccia. Ah, hai portato proprio la casareccia, quella di cui ci parlavi, sì. Sì, che poi ho portato una pizza con la stagione di bufala, e il campionato l'abbiamo fatto a Pestum, dove comunque è padre. Esatto. E poi ho partecipato al classico della Margherita Doc, insomma, che è quello classico che partecipano tutti quanti, per vedere anche un po' di confrontarmi con le altre persone, che ecco, la Margherita è quella che va di più. Esatto. Quindi anche quello ci deve. E solitamente si dice, quando la pizza è buona, o quando vuoi assaggiare, conosci il nuovo ristorante, la nuova pizzeria, devi prendere la Margherita, perché quella ti dice. Invece a me poi il gusto piace cambiare. Infatti l'ultima volta che ho assaggiato era quella con la crema di broccoli. La velluta. Vuoi ricordarci anche questa, che era buonissima? Sì, era una vellutata di broccoli con frigori di salsiccia e base fior di latte. Squisita, veramente squisita. E ci hanno raggiunto i titolari storici del Pinguino, Giovanni
e Teresa. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Giovanni che l'ha detto al... all'acquisto merci. All'acquisto merci. Acquisizione merci, ma in particolar modo per quanto riguarda il pesce, crostacei e frutti di mare. E noi ci serviamo direttamente a Formia, dove verso le 4:30-5 arrivano le barchette, le paranze, e prendiamo tutto fresco, tutto al momento. Infatti quando siamo arrivati abbiamo visto che c'era un bel... Stavamo già scaricando... Vabbè, stasera il mercato non è che offriva tanto, però diciamo ci siamo accontentati di tonno, 10 kg, poi abbiamo preso delle vongole veraci, quelle là proprio quelle belle, i scampi che venivano da Ponza, il coccio lo stesso che veniva da Ponza, e un lecceame che fa intorno ai 6 kg, 6 kg e mezzo, bello, veramente bello, e dei gamberi bianchi per la frittura, e poi le cozze chiaramente di Gaeta, quindi perché lavoriamo a prodotti locali ovviamente non mancano mai, perché ricordiamo che il Pinguino da Giovanni e Teresa nasce principalmente come ristorante della buona cucina a base di pesce, tutto preparato dalla cara Teresa. Sì, tutto preparato da me, addirittura a volte la notte non dormo per pensare a quello che devi preparare. Quello che devo preparare il giorno dopo. Immagino, vabbè, l'impegno è notevole, però per voi è una grande passione. Sì. Francesco mi diceva che quando avete messo in piedi questa attività lui non era ancora nato e questa è la sua prima casa. Assolutamente sì, ha ragione perfettamente, perché noi partiamo nel 1985, quindi abbiamo qualche anno di storia da raccontare. Poi eventualmente un'altra volta facciamo un revival degli anni passati. Volentieri, volentieri. Voi vi ricordate che noi siamo venuti qua durante la prima ondata della pandemia, dopo il primo lockdown, per parlare proprio delle restrizioni, però per fortuna in questo periodo siete riusciti a fare grandi cose, grazie anche a Francesco, insomma avete rimodernato l'intera attività. Sì. Abbiamo un po', diciamo, ringiovanito il locale, perché giustamente Francesco sta andando bene con la pizza, quindi stiamo acquistando una clientela un po' più giovane e quindi bisogna rinfrescare anche il locale. È giusto. Giovanni, quali sono i piatti più richiesti dalla vostra clientela? In particolar modo l'antipasto di mare, diciamo, perché Teresa non fa mai uguale, quindi a me parecchio volte metto in difficoltà, che non so neanche spiegarvi, ma non perché non conosca la materia prima, perché li fa sempre diversi, ogni volta si inventa sempre qualcosa di nuovo. Poi chiaramente lei col pesce, diciamo, sia per quanto riguarda i primi, gli antipasti, i secondi, lo fa in svariati modi, quindi veramente diciamo, cerchiamo di fare anche del recupero, perché chiaramente il pesce quando viene acquistato fresco deve essere lavorato nel giro di 24, massimo 48 ore, però lei lo fa in tanti, veramente in tanti modi. A partire dagli antipasti, ci fa gli antipasti, ci fa i primi, ci fa i secondi, quindi veramente fa una bella scelta, una bella cosa, ma con tutto, fa il, ecco, pure come primo piatto, per dire, adesso sta proponendo, perché cerchiamo di accoppiare sempre la verdura di periodo insieme al pesce, sta facendo dei fusilli di pasta fresca fatti con del pescato, in questo caso lo faremo perché abbiamo preso Lecce stasera, sì. Lo faremo con pesce Leccia, lupini di mare e broccolo barese. E poi eventualmente il coccio lo fa con una dadolata di coccio fatta con pepe e pecorino toscano. Manca a farlo apposta, l'altro giorno abbiamo acquistato un pecorino toscano aromatizzato al tartufo bianco e lì ci sta ancora lavorando, perché deve creare qualche piatto con questo nuovo prodotto che abbiamo acquistato. Quanto riguarda i secondi, poi è normale, la classica frittura che non manca mai, la grigliata. E poi diciamo le classiche cose di stagione che si trovano dal mercato, insomma, le verdure di periodo. Certo. Grazie Giovanni, grazie Teresa, restate qua a fianco a me. Dopo questo bellissimo viaggio all'interno del ristorante Il Pinguino da Giovanni e Teresa, vi invitiamo ovviamente a raggiungerci qui a Cellole in via Gramsci. Voglio salutare Francesco, anima ormai di questa nuova realtà, ovviamente con la gioia e la soddisfazione dei tuoi genitori si vede la loro veramente soddisfazione ed entusiasmo per questa cosa. Io mi rimetto il microfono, benissimo. Francesco, come piace concludere a me nella rubrica Capitani Coraggiosi, le tue aspirazioni future? Per quanto riguarda le mie aspirazioni future, io spero di continuare, continuerò sul mio concetto di pizza che sto portando avanti.
e poi insomma vedrò la strada che mi si spiana davanti e vedo improvviso, Bene, bene. improvviso. Allora, in bocca al lupo. Crepi. In bocca al lupo, auguri anche a voi. Crepi, Grazie per auguri. averci ospitato. Vi Grazie a ricordo il voi. ristorante Il Pinguino da Giovanni e Teresa con Francesco Bernardi, grande pizzaiolo, a Cellula in via Gramsci. Arrivederci e alla prossima rubrica.